Ciao amici, tutti conosciamo la dieta crudista, ma quella delle verdure cotte? Ebbene sì, esiste una dieta delle verdure cotte. Allora c'è speranza anche per me. È la dieta preferita di chi ama le verdure. Con la dieta delle verdure cotte si perde peso velocemente e si sgonfia la pancia. Interessante, vero? Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Questa dieta contempla solo alimenti sani e naturali. Esclude gli zuccheri raffinati, i cibi confezionati, i fritti, ovviamente i dolci e i cibi ipercalorici. Le promesse sono ottime se i chili in eccesso sono pochi. Le verdure cotte depurano l'organismo perché sono ricche di acqua e fibre, contrastano la ritenzione idrica e il gonfiore addominale, saziano e forniscono l'apporto necessario di sali minerali, vitamine, antiossidanti. Non affaticano né stressano il corpo, non creano l'effetto yo-yo. Le migliori sono quelle con pochissime calorie, così si dimagrisce e si bruciano i grassi. Ma quante ne devo mangiare? Ecco cosa dice la scienza. Occorre consumare almeno 5 porzioni di verdure cotte al giorno. Come dico sempre, è meglio utilizzare verdure fresche bio di stagione. Per esempio, gli spinaci sono ricchi di ferro e vitamine A, C, E, K, B1. Sgonfiano la pancia e bruciano i grassi. La melanzana diminuisce la ritenzione dei liquidi e migliora le funzionalità intestinali. È formata per il 90% di acqua, contiene fibre e solo 30 calorie ogni 100 grammi. I broccoli contengono solo 34 calorie ogni 100 grammi, sono depurativi, poveri di sodio e contengono molte fibre. Non cuoceteli troppo per non distruggere il loro potere antiossidante e conditeli con olio e limone. E ora vediamo insieme le migliori strategie durante la giornata. Colazione. Al mattino un tè verde, poi un frullato di verdure cotte, eventualmente un frutto di stagione e uno yogurt light, anche di soia. Pranzo. Se praticate questa dieta nel periodo autunno-inverno, pranzate con un bel minestrone fumante di verdure cotte, magari accompagnato da crostini di pane integrale o di segale. Cena. Per mantenervi leggeri, cenate con broccoli e cavoli cotti al vapore, con un petto di pollo o pesce o tofu cotti alla piastra con olio e limone. Gli esperti non consigliano di protrarre la dieta oltre una settimana, nella quale sembra sia possibile perdere fino a 4-5 kg. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti e prodotti naturali, basta iscriversi al canale, è facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!